Tutto possono dire, tutto possono dire, ma non possono dire che gli italiani non abbiano speranza. Ce n'abbiamo di speranza, anche troppa. Che le questioni economiche sono importanti e vanno seguite con la massima attenzione, così come le questioni diplomatiche sono importanti. Ma mi permetta di dirlo con tutta la forza che ho: la salute viene prima di tutto. Primum vivere. E prima la salute e poi vediamo tutto il resto. Grazie. Allora, in uno dei suoi ultimi interventi in Parlamento, il ministro della Salute Roberto Speranza, il riconfermato ministro della Salute Roberto Speranza, ha ribadito ancora una volta che la salute deve venire prima di tutto. E siamo d'accordo, siamo sempre stati d'accordo che la salute deve venire prima di tutto. Tant'è che da questi schermi abbiamo sempre denunciato i criminali tagli alla sanità, fatti soprattutto negli ultimi anni. Basta aprire il nostro archivio e verificare. Bene, il ministro Speranza, però, quando fa queste affermazioni, non si ricorda evidentemente che fino a poco tempo fa lui non la pensava così. Magari il Covid gli ha fatto cambiare idea, e meno male, ma oggi non ci venga a fare la lezioncina del bravo scolaretto. O almeno, se vuole raccontarcela la lezioncina, almeno che chieda scusa. Scusa di cosa? Il ministro Speranza, quando non era ministro, ma era deputato, addirittura capogruppo del Partito Democratico alla Camera, aveva una così grande sensibilità alle questioni della salute e della sanità che ha approvato, insieme a tanti altri ovviamente, le leggi di bilancio che più di tutte negli ultimi anni hanno tagliato e definanziato la sanità italiana. In questo interessante rapporto la Fondazione Gimbe ha elencato i provvedimenti che hanno portato decine di miliardi di tagli alla sanità in una manciata di anni. E come vediamo in questo grafico elaborato dal Corriere della Sera, sulla base dei dati raccolti appunto dalla Fondazione Gimbe in quel rapporto, tra il 2013 e il 2017, che li abbiamo riquadrati nella cornice verde, che è il periodo in cui Speranza è stato deputato di maggioranza, il nostro ministro, che oggi ci dice la salute prima di tutto, ha approvato col suo voto 22 miliardi di tagli alla sanità, che sono quelli inseriti nelle leggi di bilancio del 2013, 2014 e 2015. I dati possono essere facilmente recuperabili sul sito di Open Parlamento. E lo stesso Speranza ha sostenuto i governi successivi, cioè quelli 2016 e 2017, che hanno programmato 8,4 miliardi di euro in meno nella spesa sanitaria. Totale 30,4 miliardi in meno, con l'approvazione anche dell'allora deputato Roberto Speranza, oggi ministro della Salute, che ci fa tutte quelle lezioncine. E infatti vi chiedo: come può questo signore permettersi di farci la morale senza preventivamente scusarsi per quello che lui e i suoi colleghi e i governi che ha sostenuto convintamente hanno causato alla vita di milioni di italiani? Caro ministro Speranza, attendiamo le sue scuse e più investimenti nella sanità e più assunzioni di medici, infermieri e operatori sanitari.